in Canada. Ora Anna ha ricevuto una buona offerta. Non potevamo rifiutare. Quando pensate di partire? Avete già deciso? Credo tra una ventina di giorni. Così festeggeremo l'anno nuovo nella nostra nuova patria adottiva. Vogliamo ricominciare completamente da zero. È dura. No. Non se hai la consapevolezza che dietro di te non lasci quasi niente. Abbiamo speso tutto in medici e cure inutili. Ho persino dovuto vendere la casa. Se per i soldi posso darti una mano. Quello che proprio non mi va giù è che i medici siano convinti che la causa di tutto sia stato quell'aborto. Io non ci credo. Sai, è solo un'ipotesi, ma a sentir loro sì, quell'aborto è la causa più ovvia. Ero già di 3 mesi, ti ricordi? Mi ricordo. Però stavamo per divorziare, io non me la sono sentita. Mahmoud, io non ce l'ho con te. Sul serio, è acqua passata. Io dico che in Canada dovresti sentire un altro parere. Non è possibile diventare sterili per un'interruzione di gravidanza. Non ci credevamo neanche noi. Ma alla decima visita ci siamo convinti. Da allora io mi sono messa il cuore in pace. È Oran che non si rassegna. Lui i bambini li adora. Gli ho anche proposto di separarci. Ma lui è ostinato.
Senti chi è. No? Le hai finite? Prova una di queste, le ho prese al porto. Io non fumo quelle merde. Come vuoi, arrangiati. Più in alto la bandiera. Ho il sole in macchina, alzala. Mi si sta stancando il braccio. Ancora? Non vedi che ho il sole in macchina? Fermo così.
الله لمن حمده.